Ladies and gentlemen, benvenuti in questa nuova parte della Nuzlocke Challenge a Pokémon Soul Silver. Siamo sul percorso 46 e siamo pronti per tuffarci nell'erba e scoprire quale nuovo compagno di squadra ci attende, ma prima parliamo con questo tizio. Ogni tanto conviene provare a percorrere tragitti diversi dal solito. Chissà, magari si trovano Pokémon che altrimenti non avresti mai occasione di incontrare. E vediamo un po' chi incontreremo adesso, sempre se... Ok? Ed è un Geodude! A livello 2 maschio. Vai, Link! Dunque, tipo roccia, quindi graffio. Dovrebbe mantenerlo in vita, alla grande. Riccio al scudo! Aha! Vuoi rendermi la vita complicata, caro Geodude? Già. Ok, portiamolo a vita arancione. Lo portiamo a vita arancione e poi cerchiamo di lanciargli una Pokéball. Perfetto. Azione, vediamo un po' quanto toglie. Uno. Ok, ma che bullo che sei, Geodude. Pokéball. Rimani dentro. Uno. Due. Tre. Yeah! Preso, Geodude è stato catturato. E i suoi dati sono nel Pokédex. Geodude, Pokémon roccia. Scala di continuo ripide montagne con le braccia. Se è arrabbiato inizia ad agitare i pugni. Vuoi dare un soprannome a Geodude? Sì. E ho il soprannome giusto per lui. Dunque lui è un sasso. È una roccia. Quindi lo chiamerò... Rock... Rock and roll. Direi che ci sta. Molto bene, abbiamo catturato il nostro rock and roll. E ora non ci rimane che andare verso Violapoli, dove c'è la nostra prima palestra da affrontare. Quindi ci vediamo sul percorso 30. Ed eccoci sul percorso 30. E guardate un po' chi c'è al mio fianco. È proprio lui. Rock and roll, che hai da dire, amico? Vuoi passarmi davanti? Ovviamente vuoi passarmi davanti, perché lì, davanti, c'è lui. Un bullo. Non un semplice bullo, però. Il bullo. Salve. Ho appena perso, dura da accettare. Ora sto cercando altri Pokémon. Ma tu mi sembri abbastanza debole da farmi risollevare, lottiamo. Ma come? Hai appena perso, tu non puoi perdere. Oh glorioso, leggendario, Gennaro Bullo. Col suo altrettanto glorioso e leggendario, Rattata. Gennaro Bullo? Gennaro Bullo è il mio nome, è il mio Rattata, è un campione. Se ti prendo ti distruggo, ti apro peggio di un chirurgo. Poi quando finalmente avrai imparato la lezione, ho il tuo numero e ti chiamo a pranzo, cena e colazione. Ok. Cerchiamo di farcela. Rock and roll, vai con Riccio al scudo. Quanto toglie questo attacco rapido? 2 PS. Direi che ci sta. Molto bene, ora vai con azione. No! Rattata! Ah! Ok. Ancora azione. Brutto colpo. Bene, rock and roll, direi che il tuo momento di gloria è terminato. Mandiamo in campo un Link e terminiamo questa battaglia in modo leggermente più rapido. Colpo coda. Questo potrebbe essere un problema nel caso in cui quel Rattata dovesse farmi brutto colpo con un attacco rapido. Cosa che non farai. Bravo. Molto bravo. Pistola acqua. Goodbye. Grande Link. Riceve 24 punti esperienza.
e sale a livello 9. Abbiamo avuto la meglio su Gennaro Bulacci d'erba, neanche più un Pokémon valido. Ma come? Non parlare così male del tuo Rattata. È un glorioso Rattata. Senti, mi dai il tuo numero? Così ti chiamo per una lotta. Anch'io ho poca esperienza, potremmo allenarci insieme. Assolutamente sì. E devi parlarmi del tuo Rattata, dalla mattina alla sera. Appena mi viene voglia di lottare ti chiamo, ok? Ma certo, bisogna avere un maggior numero di Pokémon per lottare sereni. Vado a catturarne degli altri. Tutti Rattata. Mi raccomando, tutti Rattata. Ok, dunque diamo un'occhiata alla situazione della nostra squadra. Direi di utilizzare una pozione su Rock and Roll. E per ora dovremmo andare bene così. Salve, altro bullo. Alleni i Pokémon, giusto? Allora devi combattere. Wow, sei proprio un bullo di nome e di fatto. Dennis Bullo. Ma nel campo Pidgey. A livello 2, ok. Rock and Roll, questo Pidgey è tutto tuo. Un PS. Azione. Come non detto. Torna in campo, Link. Annaffiamo il Pidgey. Ok, pistola acqua. Goodbye. Mi piacerebbe tenere più Rock and Roll in campo, però le lotte rischiano di prolungarsi in eterno. Ora tocca a Rattata. Sì, cambiamo Pokémon, mandiamo in campo Rock and Roll, giusto per fargli prendere un po' di esperienza. E poi rimettiamo in campo Link. Vai Link. Colpo coda. Tutti con la stessa strategia, eh? Pista l'acqua. Dovrebbe togliere un bel po'. Non credo lo faccia fuori in un colpo, ma quasi. Ah, esattamente. Un altro colpo coda. Ok, la situazione potrebbe essere vagamente preoccupante. Niente brutti colpi, please. Ok. Goodbye. Rock and Roll sale a livello 3, yes, finalmente. Più 2 di attacco, più 2 di difesa, più 0 velocità, ma ok, sei un sasso quindi. Non te ne fai nulla della velocità. Strano, prima ho vinto. Vergogna, come osi vincere contro Gennaro Bullo? La via dei Pokémon è irta di spine, comporta tanti sacrifici. Ma io sfiderò gli altri per migliorarmi. E poi ne sfiderò altri. E altri ancora. Wow. Sono quasi commosso. Ehi. Consigli utili. Ok. Stiamo a vedere. Mai rubare i Pokémon degli altri. Le Pokéball vanno lanciate soltanto contro i Pokémon selvatici. Ah, peccato, non posso lanciare le mie Pokéball contro il glorioso Rattata di Gennaro Bullo. Non so più parlare. Salve. Io non alleno i Pokémon. Ma so che se gli sguardi di due allenatori si incrociano, scatta la sfida. Sei molto informata. Ok, e sta per scattare la nostra sfida contro quel pigliamosche lì. Cercavo un Pokémon coleottero e ho trovato te. Mi stai dando dell'insetto? Din? Pigliamosche. Din. Perché i tuoi genitori ti hanno chiamato come il suono di un campanello? Andiamo in campo... No, facciamo azione. Mille bave. Ok. Se proprio ci tieni a far diventare il mio sasso uno scoglio, arenandolo ancora di più. Sei libero di farlo? Ok, dai, questo facciamolo battere a Rock and Roll. Ancora mille bave, ma quanto vuoi farlo diventare lento? Wow. Rock and Roll ora è così lento che... sta andando lentamente indietro nel tempo. Azione. Un'ultima azione. E goodbye. Yeah. Livello 4 per Rock and Roll.
e impara Fangata, mossa molto, molto utile. Caterpie, continuiamo a lottare. Ecco un altro Caterpie di Din. Din piglia mosche. Questa volta mettiamo in campo Link e annaffiamo per bene questo Caterpie. Molto carino, tra l'altro. Io ho sempre amato il design di Caterpie, non ho idea del perché. Sarà che è carino e basta. Goodbye. Hai avuto la meglio su Din. Uffa, sei troppo forte. Oh yes. Cattura, ho finito le Pokéball. Dovevo comprarne di più. Eh già, dovresti comprarti anche un nome nuovo. Fossi in te almeno. Lo farei. Percorso 31. Possiamo catturare un nuovo Pokémon qui. Yeah. Che ne pensi, Rock'n'Roll? Guarda in basso. Esatto, guarda in basso verso l'erba. E aiutami a catturare questo nuovo compagno di squadra che è un Rattata. A livello 4. Femmina. Vai, Rock'n'Roll. Andiamo con azione. Ok, fai pure colpo coda, non che il nostro Rock'n'Roll abbia bisogno di difesa. Ne ha da vendere. Però non esagerare. Azione. Un'ultima azione. Azione fallisce. Fuck you. Mi dispiace tanto, Rattata. Non devo dimenticarmi che sta per entrare nella nostra squadra. Quindi trattiamola bene. 1, 2, 3. Yeah! Preso, Rattata è stato catturato. E i dati di Rattata sono stati inseriti nel Pokédex. Pokémon topo, vive ovunque si trovi del cibo, cercando incessantemente qualsiasi cosa sia commestibile. Wow. È un'esperta di cibo, eh? E allora la chiamerò... Chef! La chiamerò Chef. Yeah. Molto bene, ora abbiamo Rock'n'Roll, abbiamo Chef e siamo quasi giunti a Violapoli, quindi direi che ci rivediamo nella prossima parte. E wow, è fantastico il modo in cui Rock'n'Roll agita i pugni dietro la mia testa. Bang. You should have